Buongiorno a tutti, il tema lo conoscete, il Movimento per la Vita tradizionalmente realizza un rapporto sull'applicazione della legge 194 che fa un po' da contraltare, fa le pulci alla relazione che viene annualmente presentata dal Ministro sempre sull'attuazione della 194, soprattutto per notare le cose che vengono dette e quelle che non vengono dette. Credo che abbiate tutti il testo del rapporto, se no sono qui. Lascio subito, per essere veloci, la parola al Presidente Carlo Casini, che ci illustra il contenuto di questo rapporto. Eccolo. Bene, grazie. Accanto a me c'è Pino Morandini, che è il mio vicepresidente vicario, o sottolineo vicario, perché io sono spesso assente, quindi lui deve sostituirmi sempre più spesso. Lo ringrazio per essere qui presente. Sì, questo rapporto è tradizionale, è il settimo. Devo dire che nel rapporto di Balduzzi io ho letto, soprattutto nella prima parte, alcune considerazioni che mi sembrano positive e che vorrei meglio sviluppare. Quali sono le indicazioni positive, secondo me, di Balduzzi? Non facciamo solo le push in senso negativo, ma cerchiamo di nucleare anche ciò che c'è di positivo. Primo, il richiamo alla sentenza famosa del 1975 della Corte Costituzionale, che è quella che aprì la prima breccia in materia di aborto, ma legò la legittimità dell'aborto, come ricorda Balduzzi, allo stato di necessità, cioè ad una condizione giuridica di non punibilità, quando, diceva la sentenza, quando siano accertati medicalmente rischi gravi per la salute della donna, non si diceva psichica, ma si diceva solo salute, non altrimenti evitabili. Quindi un caso in cui un accertamento dimostra che c'è veramente un rischio per la salute e deve essere un accertamento medico. La seconda cosa positiva è che si ricorda in particolare un rapporto del Comitato Nazionale di Bioetica, un rapporto sulle situazioni della donna durante la gravidanza, l'assistenza della donna in gravidanza e dopo la gravidanza, dove appunto è detta a chiare note che lo Stato deve considerare come un valore la nascita e deve fare tutto per aiutare a nascere. Avrebbe fatto bene il Ministro a ricordare anche altri 5 rapporti del Comitato Nazionale di Bioetica, dove si dice che lo Stato ha il dovere di riconoscere l'esistenza di un essere umano titolare di un diritto alla vita, da trattarsi come una persona, così espressamente dice all'unanimità in un parere del 96, fin dal concepimento. La terza cosa è che ricorda il Ministro la necessità in questa materia di svolgere un'azione educativa a ampio raggio e non soltanto al momento ultimo del problema dell'aborto che si presenta, e che sia un'educazione completa. Allora, su questa base noi abbiamo detto, vediamo di fare anche quest'anno un rapporto che sottolinei ciò che nel rapporto non c'è e esalti in senso operativo le cose positive per cui ci dà spunto. Che cosa non c'è nel rapporto? Nel rapporto c'è ancora una volta la logica degli ultimi anni secondo cui la legge 194 ha ridotto il numero degli aborti, e questo è un falso. Nei primi tempi della legge si diceva, ce lo ricordiamo, il diritto di aborto, la donna, l'autodeterminazione. Oggi questo lo si dice ancora, ma in misura minore. Si tende piuttosto a dire, in fondo state tranquilli, non contestate la legge ha ridotto il numero degli aborti. La legge non ha ridotto il numero degli aborti. Se gli aborti sono diminuiti è per altre cause. Intanto parliamo degli aborti registrati, cioè quelli conosciuti, che gli ospedali trasmettano alle regioni, numeri che gli ospedali trasmettono alle regioni e le regioni poi al Ministero. Questi sono sicuramente diminuiti, sono numeri, non si possono alterare i numeri, ma ci sono altri aborti che non sono certificati e che non c'erano 20 anni fa. Il problema della pillola del giorno dopo, che come è scritto nel foglietto illustrativo del prodotto, può, se il concepimento è avvenuto, impedire l'annidamento dell'embrione in utero. Cosa produce? Produce la distruzione dell'embrione, che se tratta di embrione, lo dice la Corte di Giustizia Europea in una recentissima sentenza dell'ottobre scorso, quindi c'è una distruzione di embrioni, non si sa in che misura, perché non sappiamo quando è avvenuto il concepimento, ma certamente rilevante, perché le confezioni delle pillole del giorno dopo cosiddette, vendute negli anni ai quali si riferisce il Ministro, 2010 e 2011, sono 380.000 l'anno. Non tutte hanno prodotto questo effetto distruttivo, è chiaro, bisogna che ci sia un concepimento
e non lo sappiamo quando ci state conoscendo, però è probabile che in un numero non piccolo di casi ci siano 60.000, l'Associazione Medici Cattolici ha calcolato 70.000, anche se sono 60.000 sono sempre una cifra ragguardevole. Poi c'è un altro fenomeno che non viene mai calcolato, le nascite in Italia sono in continua diminuzione, raggiunsero il picco nel 1962 con oltre 1 milione di nati, sono oggi poco più di 500.000. 500.000 nati invece che 1 milione vuol dire che non solo la popolazione globale si riduce, ma anche e soprattutto la popolazione femminile. Se di quel milione di nati nel 1962, mezzo milione saranno state donne, presumibilmente. Oggi, se nascono 500.000 bambini, solo 250.000 sono donne. E quando poi si arriva all'età feconda, diciamo da 15 anni a 49 anni, diminuisce la classe d'età, quasi si dimezza. Lì ci sono i calcoli. E allora, naturalmente, su una metà di donne, ringrazio l'onorevole Santolini, che ci vuole onorare anche lei, insieme al segretario Cesa, che non ho salutato e mi dispiace, ma lo faccio ora con grande gioia e simpatia e affetto, se questo fenomeno si verifica, è chiaro che diminuiscono anche gli aborti, perché diminuisce la quota di donne che sono in grado di generare. Tutte cose di cui non si parla mai. Come pure non si parla di un altro fenomeno singolare, e io invito su questo formalmente l'Istituto Superiore di Sanità a indagare. Come mai il numero degli aborti spontanei è cresciuto dell'80% dal 1982 ad oggi? Ora, io non, l'aborto spontaneo c'è, però voglio dire, prima della legge si diceva ci sono tanti aborti clandestini, come dimostrano gli aborti spontanei, che mascherano in qualche caso l'aborto volontario, perché la donna la ha complicazioni dopo l'aborto nascosto e clandestino, cosa fa? Va in ospedale e ti dice ho un aborto spontaneo e non lo accerti, in pratica è difficilissimo dopo 24 ore accertarlo. Ora, è singolare che in un'epoca in cui la medicina ha fatto progressi straordinari, in cui il numero dei concepimenti è necessariamente delle donne italiane almeno, è certamente minore di prima perché ci sono minori donne, cresce il numero di aborti spontanei, se era un indicatore prima, dovrebbe essere anche oggi. Quindi questi sono alcuni elementi di dubbio, ma in ogni caso la nostra esperienza dei centri di tutela vita, che comporta la salvezza ogni anno di un numero rilevante di bambini con la gioia delle loro madri, abbiamo detto qui le cifre del 2010 e del 2011 per affrontarla a quelle degli aborti, oltre 10.000 bambini ogni anno sia nel 2010 sia nel 2011, beh, questa nostra esperienza ci dice che un elemento di prevenzione dell'aborto fortissimo è la consapevolezza che c'è in gioco la vita di un bambino. Quante volte abbiamo sentito il pianto delle madri che ci dicono ma mi avevano detto che era un grumo di cellule? A me personalmente, perché non me l'avete detto prima? E piangeva la ragazza incontrata a Varese abbastanza di recente, e potrei portare tanti altri casi. Allora, la consapevolezza è certamente un elemento di prevenzione, sia nel senso di una generazione responsabile, cioè di un uso della professione responsabile, sia nel senso di affrontare difficoltà e ritrovare il coraggio di affrontarle a gravidanza avvenuta anche se non desiderata, o di fronte a difficoltà emergenti, nuove, che non si prevedevano. Quindi questo è un elemento di prevenzione. Chi ha svolto questo elemento di prevenzione in Italia in tutti questi anni? La legge? O qualcuno che magari si oppone alla legge? Il Magistero della Chiesa, del Papa, di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI, e un pochino anche nostro, la nostra educazione, la nostra presenza, qualche effetto l'avrà prodotto. E pensiamo quindi che se gli aborti sono diminuiti, non sono diminuiti per la legge, ma perché nonostante la legge in Italia cresce la sensibilità rispetto al valore della vita e c'è anche chi volontariamente cerca di condividere e superare le difficoltà di una gravidanza difficile. Non ci siamo solo noi, ci sono anche altri, grazie a Dio, ma insomma credo che questo possa dirsi sulla riduzione. Speriamo che ci sia stato, abbiamo qualche dubbio per le ragioni che abbiamo detto, ma se una diminuzione vi è stata è dovuta proprio alla strategia seguita da chi afferma il diritto alla vita fin dal concepimento. E allora bisogna sviluppare questi aspetti. Ecco la Pars Construens, qui Luisa Santolina la conosce bene perché abbiamo fatto tante battaglie insieme, quindi vedo che giustamente sorride. La battaglia qual è? Primo, che si riconosca legalmente, pubblicamente, il principio di eguaglianza.
Cosa vuol dire riconoscere il principio dell'eguaglianza? Che il nero vuole al bianco, che il ricco vuole al povero, lo straniero vuole al cittadino, il ragazzo vuole all'adulto, il già nato è uguale in dignità al non ancora nato. È così il principio dell'eguaglianza. Non puoi discriminare in base all'età. E allora lo statuto dell'embrione umano, dire pubblicamente che fin dal concepimento c'è un soggetto e non un oggetto, una persona e non una cosa, un fine e non un mezzo, non costa niente, ma è un elemento di civiltà straordinario. Noi, voglio dire, l'UDC ha seguito questa proposta di iniziativa popolare da tempo, bisogna metterla sul tavolo politico, che è una grande battaglia di civiltà, di modernità, di indicazione delle strade per il futuro. Il futuro è quello che indica il percorso già indicato dal fatto che non ci sono più schiavi, non ci sono più discriminazioni tra donne e uomini, eccetera, eccetera. Tranne le bianche. E ora arriviamo alla conclusione. La seconda cosa sono i consultori familiari. Se voi rileggete l'articolo 2 della legge 194, non c'è scritto che i consultori familiari devono autorizzare l'aborto. C'è scritto solo che devono offrire alternative all'aborto. Di fatto non è così. Non è così per una cattiva interpretazione della legge. Siccome nella legge c'è scritto che l'aborto ha bisogno di una preventiva certificazione di un medico, e il medico può essere il medico di fiducia, il medico dell'ospedale e il medico del consultorio, allora se è fatto un trasferimento è obbligo del consultorio rilasciare il... Non è vero. È obbligo del medico in quanto medico, se non fa obiezione di coscienza, di rilasciare il certificato. Ma non del consultorio. Anzi, il consultorio ha una funzione completamente diversa, opposta. Allora bisogna trovare una legge, e questa è stata già presentata a Lorenzo, devo dire, fin dall'epoca in cui era presidente del forum Luisa Santolini, con una speciale commissione di cui ho l'onore di aver fatto parte insieme all'avvocato Cassani, che la presiedeva. È merito di questa commissione aver elaborato una proposta di riforma dei consultori familiari, tuttora giacente in Parlamento. Naturalmente i consultori hanno anche altre funzioni, mica solo quelli di prevenire l'aborto, hanno funzioni di carattere familiari, l'adozione, quanti problemi ci sono. Quindi la riforma deve essere di carattere globale. Però su questo punto è molto chiara. Il consultorio è lo strumento con il quale lo Stato, il quale non vuole la prigione per la donna che abortisce, il quale non affida la sua difesa della vita soltanto alla minaccia, guai a te se lo fai, però non rinuncia a difendere in positivo il diritto alla vita. E crea uno strumento, in questo caso il consultorio familiare, per dire questo, per dire alla donna, tu devi evitare per quanto ti riesce l'aborto, noi siamo qui per aiutarti, solo per questo. Quindi va tolto il consultorio familiare dall'area degli strumenti che precedono l'aborto, va restituito alla sua univoca funzione di assistenza alla donna in difficoltà e bisogna trovare il meccanismo attraverso il quale però bisogna che la donna passi davanti al consultorio se proprio vuole arrivare all'aborto. Questo meccanismo è molto semplice. Oggi è prevista l'autocertificazione per tutti. Autocertifica che sei stata prima al consultorio. E se l'autocertificazione è falsa, non risponderai per l'aborto, ma risponderai per la tua falsità. Cioè, non è l'uovo di Colombo, se volete, ma è un modo di lasciare, come dire, l'ultima scelta, la libertà alla donna, ma dopo avere veramente verificato fino in fondo se non ci sono alternative. Come dice la sentenza della Corte Costituzionale del 75, la quale dice che deve ammettersi come stato di necessità la legittimità dell'aborto quando siano medicalmente accertate pericoli gravi per la salute della donna, medicalmente accertate e non altrimenti evitabile. Allora, si può evitare? Verifichiamolo attraverso il consultorio. Più chiaro di così. Sì, e però questa proposta di legge che già c'era un pezzo in Parlamento, non credo che sarebbe miracoloso arrivare ad una approvazione in questo fine legislatura in cui già abbiamo altre cose urgenti in materia bioetica da approvare. Però bisogna insistere affinché questa riforma avvenga, sia messa nei programmi dei partiti, secondo me determini anche le possibili collaborazioni governative, sono molto chiaro. È un elemento discriminante, questo della vita e della famiglia, e la conferenza di stampa a che cosa servono? Oggi il potere di cambiare le cose, di fare le riforme, non appartiene più soltanto al Parlamento e al Governo, appartiene anche alla magistratura, e questo è un altro problema, ma appartiene soprattutto anche ai mezzi di informazione. Montesquieu oggi non direbbe che il potere è tripartito, è quadripartito. Ci sono anche i mezzi di informazione, aiutateci. Magari.
Se Pino Morandini vuole aggiungere delle parole. Io devo dire poche cose, mi scuso, mi pare che era appena iniziata la conferenza stampa perché sono arrivata un attimo in ritardo. Due, tre cose. Sono anch'io convinta che la questione della 194 non debba essere lasciata cadere nel vuoto. Con molto realismo sappiamo che però siamo molto soli in Parlamento e con molto realismo ho paura che non so la prossima legislatura che cosa succederà di questo drappello di solitari che difendono con convinzione la vita nel senso indicato dal Presidente Casini. Allora, credo che la questione dell'articolo 1 l'abbiamo posta, come ricordavi, da 15 anni, non lo so quanti sono, e quindi è una cosa di civiltà, a mio avviso, proprio di regole semplici e basilari di uguaglianza. Trovo grande ostilità e grande difficoltà in Parlamento a portare avanti una cosa del genere. Non che questo non invoco né giustificazioni né rinunce. Però con molto realismo dobbiamo renderci conto che la situazione è quella che è. Sulla questione dei consultori invece la faccenda è molto più percorribile e mi sembrerebbe molto importante. Però, ripeto, un po' per evitare conflitti tra varie correnti di pensiero in Parlamento, un po' perché non c'è stata la volontà di farne una battaglia decisiva e importante, e un po' perché avevamo altro da approvare, parlo della legge del fine vita, tanto per dirne una, per tutte queste ragioni in effetti non è stata mai calendarizzata. La legge, il progetto di legge che è stato ispirato da questa collaborazione con il Movimento per la Vita, eccetera, prevede che i consultori non siano più alle dipendenze del Ministero della Sanità, ma siano anche sotto la giurisdizione del Ministero del Welfare, proprio per non sanitarizzare i consultori. Secondo, noi prevedevamo invece il colloquio obbligatorio. Questa novità dell'autocertificazione potrebbe essere un aggiornamento, diciamo, dei lavori. E terzo, la questione che i consultori non devono essere quelli che prescrivono l'aborto, perché l'aborto deve essere prescritto dalla struttura ospedaliera dove l'aborto si andrà a fare. Questo erano i macro schemi. Quarto, la possibilità delle associazioni che vogliono fare volontariato e vogliono dare un contributo nei consultori di poter entrare come volontari nelle strutture, eccetera. Tutto questo crea non poche difficoltà, però io sono d'accordo che bisogna cercare di portare avanti questa battaglia. Il lavoro del Movimento per la Vita è fondamentale, di fare opera di pressione presso le varie forze politiche, distinguendo poi tra quelli che dicono di sì e quelli che dicono di no, perché anche questo va fatto. È noto che l'UDC è assolutamente schierata e io qui, anche ovviamente segretario Cesa, ma insomma io mi sento di parlare a nome di tutto il partito, per cui sono autorizzata a farlo, e quindi che noi siamo assolutamente schierati è noto ed è conosciuto da tutti. Adesso bisogna vedere chi ci sta, cioè facciamo così, chi ci sta e chi alza la mano per concludere questa legislatura almeno con la calendarizzazione e l'approvazione di questa legge in un ramo della Camera. Io adesso non mi illudo di riuscirci a chiudere la faccenda, ma sarebbe già molto averlo calendarizzato e messo in un discorso. Chiudo dicendo che però ci sono altri due temi a cui
vorrei che il Movimento per la Vita ci desse una mano. Primo, la sentenza che è stata fatta sul fatto di risarcire quei genitori quando hanno avuto un bambino down che è nato. Io la trovo di una gravità, di una gravità assoluta. Cioè, sono quelle famose sentenze creative che ci mettono in difficoltà con una magistratura certamente presente, certamente seria, certamente responsabile, ma in certi momenti assolutamente fuori dalla grazia di Dio, perché questa cosa non può passare. Non lo so che cosa possiamo fare, aiutateci a pensarci, ma io denuncio qui pubblicamente questa cosa, che la ritengo di una gravità, ma proprio dal punto di vista culturale, non solamente il messaggio che lancia e l'idea che viene fuori da questa cosa qui. E poi il fatto che al di là degli aborti, al di là delle discorsi che lei, Presidente, faceva o che tu facevi, c'è il problema grande della selezione degli embrioni, cioè l'analisi preimpianto sta diventando un'altra piaga, che è una questione culturale che è molto importante, che dovremmo in qualche modo affrontare, perché la diagnosi preimpianto ha la finalità di selezionare gli embrioni che hanno il 100% di garanzie, che poi non sappiamo bene che non lo sono, ma insomma, rispetto a quelli che possono presentare dei problemi. Quindi abbiamo una vasta e ampia gamma in vista delle elezioni, perché tanto siamo già col traguardo delle elezioni davanti, sarebbe bene che tutte queste cose, e sicuramente lo farete, venissero messe in fila e anche vedere chi ci sta e chi non ci sta. Grazie. Immagino che ci sia qualcosa da rispondere all'onorevole Santolini, però magari raccogliamo qualche domanda, anche perché per cominciare abbiamo tagliato i discorsi che erano già cominciati con i giornalisti. Se ci sono domande, allora magari diteci chi siete prima di fare la domanda. Sì, appunto, no, se non ci sono domande. Luisa Santolini, sono assolutamente urgenti, gravi e collegati a tutto questo discorso sulla vita. Devo dire che per quanto riguarda la sentenza della Corte di Cassazione italiana, che naturalmente ho già letto e studiato. Sì. Ah. No. Ecco. Quella sentenza è certamente gravissima. Non ci sono rimedi rispetto alle decisioni della Cassazione, perché da sempre, da quando esistono le Cassazioni, sui manuali di diritto su cui si studia all'università si domanda: ma che cassa la Cassazione? È l'ultima istanza. Si cassa soltanto con nuove sentenze di segno diverso. Fortunatamente questa sentenza ha preso un indirizzo esattamente opposto ad altre precedenti sentenze, che dal 2006 al 2009 avevano detto il contrario, che non esiste un diritto a nascere sani, che il bambino ha diritto al riconoscimento, non parlano di personalità giuridica, ma parlavano di un centro di interessi unitario meritevole di protezione, dicevano il Presidente della sentenza. Quindi il lavoro da fare è soprattutto di carattere culturale, perché questa sentenza non faccia cultura e venga cambiata dai giudici il più presto possibile. Io credo che un'occasione straordinaria ce l'abbiamo, perché il 20 di novembre prossimo si celebrerà l'anniversario della Convenzione dei diritti del bambino, e in questa convenzione noi, fin dall'Italia ma anche in collaborazione con tutti i movimenti del mondo per la vita, operammo ottenendo un buon successo, cioè facendo in modo che nel preambolo della convenzione sia scritto quello che era già scritto fin dal 59, che i bambini, a causa della loro immaturità, hanno diritto ad una particolare protezione, anche giuridica, sia prima che dopo la nascita. Quindi c'è il nome di bambino attribuito anche al cosiddetto prodotto del concepimento, prima della nascita. E quando si è trattato all'articolo 1 di definire il bambino, non si è detto, come oggi si dice, da 0 anni fino alla maggiore età, questo è il bambino e il minore. Per le bambine fa piacere a 18 anni essere chiamato bambine o fanciulle, ma per i maschi, che devono fare magari il servizio militare in certi paesi ancora obbligatorio, essere chiamato bambini può essere un po'
offensiva, ma comunque così dice lei. Però invece non è stato detto che la fanciullezza, la minorità riguarda i nati fino al 18° anno, ma riguarda tutti gli esseri umani fino al concepimento della maggiore età. In rapporto a quel nono punto del preambolo si capisce che la dichiarazione, la convenzione sui diritti del fanciullo ha voluto lasciare aperta la strada alla qualifica di bambino anche di colui che non è nato, è chiarissimo, poi risulta dal lavoro dei preparatori. Allora, sta roba qua va un pochino ripensata nel momento in cui la Corte di Cassazione cita altre cose ma non cita questo. Peraltro citato da sentenze costituzionali, polacca, italiana, eccetera. Quindi si può fare, faremo, presenteremo per quel giorno una ricerca su questo punto e Luisa Santolini ci darà da una mano a rendere la nota in giro. Ecco. Ci sono altre cose che vorrei dire, ma non c'è altro da fare. Per quanto riguarda invece la questione della sentenza, questa volta della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che ha condannato l'Italia in primo grado perché non consente la diagnosi genetica preimpianto, e non la consente per ragioni, per 10 ragioni che ora non sto qui a elencarvi, che la rendono differente da diagnosi prenatale, amniocentesi, sono cose completamente diverse, no, adesso non è l'argomento di questo incontro, ma è solo scritto che queste cose da molte parti. Guarda, il rimedio c'è, ed è il ricorso alla Corte, alla Grande Camera, alla Grande Chambre della Corte Europea dei diritti dell'uomo, la stessa Grande Camera che ha cassato la sentenza di primo grado della stessa Corte dei diritti dell'uomo che condannava chi esponeva il crocifisso nei luoghi pubblici, la stessa prima Camera la quale aveva condannato l'Italia perché non consente la fecondazione eterologa, la sentenza è stata riformata dalla Grande Camera. Bisogna che il governo italiano faccia ricorso. Noi, per come possiamo, abbiamo già fatto i passi necessari. Il Ministro della Sanità Balduzzi ha dato assicurazioni, ma la decisione non spetta a Balduzzi, ma spetta al Consiglio dei Ministri, quindi al Presidente del Consiglio, e quindi naturalmente sarà di mezzo anche il Ministro della Giustizia, immagino. Quindi credo che le forze politiche debbano fare le adeguate pressioni affinché questo avvenga. Gli argomenti ci sono moltissimi, perlomeno discutiamo. La convenzione che ha istituito la Corte Europea dei diritti dell'uomo prevede un termine di 3 mesi per la proposizione del ricorso alla Grande Camera. La sentenza è del 28 agosto, quindi la sentenza è 28 agosto, è stata pronunciata la sentenza di primo grado, 28 settembre, 28 ottobre, 28 novembre. Bisogna che il governo si affretti, quindi credo che anche a livello politico si debbano fare pressioni, così come noi. E bisogna dire a Monti che non deve avere speranze di restare alla presidenza se non fa questa cosa. Comunque lui sarà tutto contento, dice allora la faccio, ma credo che Monti abbia una sensibilità per queste cose, non è che lo sento come avversario, quindi bisogna premere. Sì. La campagna Uno di Noi per il riconoscimento a che punto è? La domanda è pertinente, ma il primo di novembre il commissario, il vicepresidente della commissione Šefčovič, che ha detto alla sorveglianza, alla guida, insomma, alle scelte politiche riguardano l'iniziativa dei cittadini prevista dall'articolo 11 del Trattato di Lisbona, nel cui quadro si muove l'iniziativa di noi, dovrebbe annunciare una correzione del termine per la raccolta delle firme, delle adesioni, cioè l'anno decorrerebbe dal 1° di novembre, perché si dà grande importanza al sistema telematico di adesione, di indicare le proprie adesioni, oltre al cartaceo, la compilazione di una scheda, è previsto questo sistema telematico e la predisposizione di questo sistema telematico si è rivelata di particolare complessità per avere tutte le garanzie di un sistema che non possa essere manipolato da nessuno, non possa consentire fughe e dispersioni, eccetera, eccetera. E siccome i singoli stati non sono stati in grado di organizzare, nessuno in Europa, una cosa in modo celere, so che il Consiglio dei Ministri ha emanato un regolamento in uno degli ultimi Consigli dei Ministri, quindi è un grande ritardo in Italia, ma anche negli altri paesi è stata la stessa cosa, allora la Commissione Europea ha deciso di installare a Lussemburgo un suo sistema. Perché Lussemburgo? Perché il governo lussemburghese ha assicurato che certificherà, una volta che l'ha fatto la Commissione, il suo sistema, certificherà la sua conformità ai criteri e alle garanzie a cui prima ho fatto cenno. Tutto questo dovrebbe essere pronto per il 1° di novembre, e il perché della data del 1° di novembre.
Questa è la situazione attuale. Questo comporta che noi abbiamo fatto annunci, abbiamo lanciato, abbiamo cominciato, ma forse abbiamo, come dire, usato un passo lento perché aspettiamo la possibilità di una completa esecuzione di questa iniziativa, secondo noi di grande importanza. Tra l'altro proprio in questi giorni, nel mese di novembre, si discuterà al Parlamento europeo il programma Horizon, che prevede finanziamenti per la ricerca anche nel campo biotecnologico e quindi anche nel campo della distruzione di embrioni umani. Il voto in commissione industria dovrebbe avvenire alla fine di novembre. Il parere della commissione giuridica è stato favorevole ad un emendamento che esclude ogni finanziamento europeo per la distruzione di embrioni umani, ma in definitiva chi ha il potere di decidere di fare le proposte all'Aula è la commissione industria. Va detto che nel frattempo ci aiuta molto il premio Nobel conferito a quel giapponese che Yamanaka, che ha dimostrato ciò che già si sapeva, ma non ha dimostrato in modo operativo, che si possono usare cellule staminali adulte, cioè ricavate da tessuti adulti, non c'è bisogno di sopprimere nessun essere umano per ottenere gli stessi risultati che si pretende di ottenere dalle cellule embrionali, staminali embrionali, cosa che non è finora stata realizzata, nessuno ci è riuscito, e quindi non c'è nemmeno bisogno di ricorrere a sistemi distruttivi. Altre domande? Bene, grazie a tutti e buon lavoro. Ah, scusate, no, c'era il vicepresidente che voleva aggiungere. Gradiremmo